Ciao, ciao a tutti. Oggi voglio fare un video un po' diverso, ma voglio condividere con voi un'esperienza che ho vissuto la scorsa settimana partecipando ad un evento che si è tenuto qui a Padova, incentrato, chiamato il Focus, ecco, sul viso. E ve ne avevo un po' avvisato attraverso dei post sugli altri social, Facebook, Instagram, per chi insomma, aveva voglia di partecipare e io ci sono andata insieme a Silvia di Sweetas Vanilla 01. È un evento che si è tenuto presso l'associazione Piano B, che si trova insomma in una zona qui di Padova dove fanno varie attività, tra cui anche yoga. Se ovviamente qualcuno di Padova fosse interessato ad avere l'indirizzo, poi chiedetemelo e ve lo indico. Ed è un'associazione, diciamo, creata da Silvia Pengo, che appunto poi ha organizzato tutto l'evento, con la partecipazione di Marina Ferrari, che insomma io penso che la conosciate, ma è la creatrice di Ricaricando e Biomarina, e di Cinzia, che è una make-up artist, anzi una personal beauty. L'evento è stato veramente interessante e siccome si è parlato di qualcosa che va oltre la cosmesi e di tanti argomenti secondo me anche molto importanti, ho pensato di condividerlo con voi. Quindi insomma mettetevi un po' rilassati, sarà proprio un video abbastanza chiacchiericcio. Allora, in una prima parte di questo evento io ho partecipato solo la mattina, nel pomeriggio c'erano dei workshop ma non potevo parteciparci. Se verranno rifatti in futuro spero di potermi organizzare e partecipare anche a quelli perché poi avendo insomma ascoltato queste persone durante il mattino mi sono reso conto insomma che sono molto interessanti anche quei workshop. Allora, la prima, insomma, a parlare è stata Silvia Pengo che si occupa della ginnastica facciale e in particolar modo, così ecco, me lo spiego anche meglio, e lei ci ha gentilmente regalato il suo libro, Fit and Face, appunto ginnastica facciale, un libro che contiene anche un CD. Questa è Silvia, io diciamo da YouTuber perfetta, come no, non ho fatto foto. Perché quando mi trovo in questi eventi io dimentico proprio la telecamera, la videocamera e però sono lì che ascolto, prendo appunti, guardo, quindi se riesco vi metto qualche foto, però sono state fatte tutte da Silvia o da Marina, che ovviamente ringrazio, loro le hanno condivise anche nelle loro pagine. Perché anche Silvia Pengo ha una pagina Facebook che io vi linko sotto. E di cosa tratta questa ginnastica facciale? Ovviamente lei ha parlato del fatto che spesso noi diamo molta importanza al corpo e infatti facciamo la ginnastica del corpo. Sul viso a volte un po' meno non si pensa che anche il viso può essere una parte dove poter fare ginnastica per un benessere, non solo per questioni diciamo di vanità. Ed è poi una parte del viso che è, del nostro corpo che è sempre esposta, non la possiamo coprire, anche se poi ogni tanto insomma noi donne la mimetizziamo con il trucco o la miriamo con trucco, comunque una parte esposta ed è anche molto espressiva, parla tanto di noi. Col viso ovviamente esprimiamo anche le nostre emozioni e spesso ci ritroviamo anche quelle rughe, a volte anche proprio di espressione. Io per esempio quando sono molto tesa stringo tantissimo i denti e questo me ne accorgo poi solo dopo quando mi fa male la mandibola. Una ginnastica facciale può aiutare a distendere, diciamo, questo tipo di rughe, ma soprattutto a distendersi e a rilassarsi anche internamente, perché nel fare la ginnastica, qui ci sono anche delle foto, sono veramente molto interessanti, ecco, ve ne faccio vedere qualcuna, si imita anche ad esempio un sorriso e il solo il fatto di imitare un sorriso attiva determinati neuroni in noi e ci fa sentire meglio. E quindi, come anche una ginnastica del corpo ci fa sentire meglio, anche quella facciale. Con quella facciale possiamo ottenere lo stesso risultato. Ovviamente, come tutti i tipi di ginnastica, all'inizio si fa fatica, c'è bisogno di fare un po' di diciamo esperienza, di impararlo. Infatti, sarebbe più utile, ecco, andare lì e fare
proprio diciamo la ginnastica con Silvia che insegna e che mostra anche dove si sbaglia o dove no. E poi, insomma, una volta imparato, le ho detto una volta imparato, è una cosa che si può fare, si può portare avanti autonomamente. Io ringrazio ovviamente Silvia per il libro. Quindi che ovviamente leggerò, mi guarderò anche il CD, chissà se riuscirò a trovare quei 5-10 minuti al giorno per mettere in pratica anche qualche tecnica che lei proprio quel giorno ci ha mostrato e ci ha fatto fare anche qualche esempio di questo tipo di ginnastica, che alcuni esercizi insomma mi sono usciti, altri un po' più complessi secondo me. Interessante questo, diciamo, questo aspetto. E io ne ho sentito un po' parlare così genericamente, però ovviamente sentirne parlare in modo più approfondito, perché lei ci ha parlato anche dell'anatomia, della testa, insomma, di tanti aspetti più specifici, è tutta un'altra cosa. Fatemi sapere voi, insomma, se per esempio, la ginnastica che praticate, se vi interessa, se avete i risultati che avete ottenuto, perché questi feedback sono molto importanti. Allora, dopo Silvia ha appunto parlato Marina. L'intervento di Marina io cioè, proprio l'ho assorbito. Era per me stato un grande piacere poterla finalmente ascoltare di persona perché ho sentito e l'ho sentita parlare spesso nei suoi video che pubblica nel suo canale e io ve lo metto sotto, dove appunto parla dei suoi concetti, della sua filosofia che va oltre la cosmesi, oltre il fatto di avere un'azienda e di dover vendere. Ed è per questo che a me, diciamo, come donna mi ispira molto. Infatti, ve l'avevo detto anche in un altro video, video non solo bio, tag, qualcosa del genere, e dove si parlava di quale azienda mi ispirava, ecco la sua, proprio perché racchiude dei concetti, degli aspetti. Secondo me importantissimi. In quei video potete trovare degli spezzoni. Io vi invito a vederli perché così ovviamente attraverso le sue parole vi potete più avvicinare alle sue idee, alle sue filosofie. Però essere lì presente, poterci parlare e sentire tutto un discorso intero, unito, perché nei suoi video sono più che altro spezzoni di eventi o interventi che ha fatto in altre parti, è stata tutta un'altra cosa. Io sono contentissima. Allora, giusto perché non so se tutti la conoscono, questa è la sua azienda. Questo è un deprimer preso al Sana l'anno scorso, Biomarina, e lei crea anche Ricaricando, che ho qui. Ecco, giusto per farvi mente locale di chi sto parlando, Ricaricando. Allora, innanzitutto le ha introdotto il concetto di ecodermocompatibilità, dove comunque bisogna tener conto che anche la sostenibilità ha il suo impatto. Infatti, io spesso vi dico che l'utilizzo di cosmetici, detersivi o prodotti con ecobio, biologici, non è che non inquinano per niente, è difficile non inquinare per niente, però ha un minore impatto ambientale, già qualcosa di meglio rispetto, diciamo, alla cosmesi così chiamata tradizionale. Però Lidi parla anche di di eticità, è un concetto che insomma, di cui ho iniziato a parlare spesso, dove è importante dire tutto, quindi è inutile dire ah sì, con l'ecobio non si inquina per niente, no, si inquina di meno. È importante anche per le aziende, no, che sono sul mercato avere un'eticità non solo per le aziende. In realtà ne parla anche di eticità per le youtubers, per le bloggers, e questo è un altro discorso molto molto ampio da fare, dove ovviamente le si rivolge anche a noi, diamo sempre tante informazioni e quindi anche lì bisogna stare attenti sia alle informazioni ma anche a dire un po' più le cose come stanno. Anche se noi stesse, insomma, non sempre abbiamo tutte le informazioni a disposizione. Io cerco sempre di informarmi quanto più possibile, di condividere con voi le mie scoperte, però non è sempre facile. Allora, lei era partita da Ricaricando, parlando appunto di ecodermocompatibilità, perché era un periodo in cui il concetto di ricarica dei detersivi, in questo caso, ma anche di qualche cosmetico, già c'era. Per esempio alla Coop già c'erano dei prodotti, dei detersivi ricaricabili.
Però lì c'era diciamo, un minore impatto per quanto riguarda il contenitore, perché c'è un risparmio sull'uso della plastica, ma non per quanto riguarda il contenuto. Quindi lei ha voluto unire questi aspetti, pensando proprio in più all'ambiente, di unire contenuto e contenitore più ecodermocompatibili. Da qui è nata Ricaricando. Quindi dei prodotti sia detersivi, ma anche per esempio qualche detergente e degli oli corpo che sono possibili ricaricare e però sono prodotti con ottimo inci. In particolar modo poi lei è stata gentilissima, mi ha omaggiata, ve lo faccio vedere per farvi un'idea di questo olio idratante corpo alla vaniglia, appunto della linea Ricaricando, che è possibile ricaricare ovviamente se si ha un negozio nel proprio paese che ha questa linea. Purtroppo qui a Padova almeno ancora non c'è. A me piacerebbe perché io ho provato anche un paio di detersivi di questa marca, non ve li ho ancora recensiti, lo farò insomma col tempo piano piano, però è proprio una buona idea. Non te sono contenta di provare quest'olio perché io ho provato tempo fa di un'altra marca, un olio sempre alla vaniglia, un olio corpo, quindi voglio vedere la differenza e poi ve ne parlerò. Sì, si è parlato quindi poi anche appunto della cioè dopo Ricaricando, poi è nata Biomarina concentrata più sulla cura del corpo, molto del viso e recentemente sono usciti anche dei prodotti per capelli, questi sono diciamo un po' i loro prodotti. E ha parlato dell'aspetto anche che comunque utilizzando dei cosmetici con un inci migliore e un certo tipo di ingredienti c'è anche un risveglio da parte del corpo, perché in effetti il corpo riconosce anche quello che gli fa bene. E almeno io in primis l'ho vissuto in prima persona. Tante volte vi ho detto che con il mio passaggio all'EcoBio, diciamo, è stata una cosa molto veloce perché io subito ne ho trovato i vantaggi. Perché prima avevo tanti difetti, imperfezioni sulla pelle, ma che erano causate dai cosmetici, cosa che io non mi rendevo conto e non associavo. Una volta passata all'EcoBio, mi sono resa conto che non solo i cosmetici funzionavano, perché prima intendevo più ad usare più prodotto perché non ottenevo quello che volevo. Ma non mi facevano neanche, che ne so, sorgere i rossori, le dermatiti, tutto questo. Quindi il corpo ha riconosciuto il vantaggio di una cosmesi diversa. E lei punta molto sul concetto di bellezza sincera. È scritto anche qua. Se voi andate nella sua pagina Facebook, a parte pagina Facebook, sul suo sito di Biomarina, è proprio indicato questo concetto, quindi una bellezza che non sia solo estetica, ed è questo che puntano anche i suoi cosmetici, ma che risvegli la consapevolezza verso la propria identità. Perché? Perché si tende diciamo a essere un po' tutti uguali, a voler essere sempre bella, per esempio, come determinate star, dimenticando proprio la propria identità e anche la propria storia. E quindi, appunto, oltre ai cosmetici c'è qualcosa di più, qualcosa che richiama i propri aspetti interiori. In particolar modo, lei parla molto dell'imprenditorialità femminile, che è anche un'imprenditorialità più di pancia che di testa, no? Diciamo, gli uomini tendono ad essere più razionali, le donne hanno una sensibilità diversa che però non viene tanto coltivata. Infatti, lei ha riportato le parole di Platone: il bello è lo splendore del vero, da qui la sincerità e l'eticità. Una bellezza quindi che è olistica, che è a 360 gradi, che come spesso vi parlo in alcuni video riguarda sia la cosmesi ma anche quello che ci circonda, il rapporto con gli altri, una bellezza che abbia meno vanità, quella appunto dei mass media, dove anche per esempio in molte star vediamo che c'è un cambiamento. Molte di loro stanno rinunciando a Photoshop, preferiscono essere mostrate così come sono, nella propria identità, nella propria diversità, specificità e proprio bellezza, perché poi alla fine questo rende belle le persone da un punto di vista esterno, ma dove nell'esterno si può vedere anche la propria identità interna.
Diciamo che non è facile tutto questo perché la nostra cultura è una cultura patriarcale dove si tende, no? Spesso le donne si fanno belle per gli uomini. Sì, qualcuno dice che ti fai bella per te stessa, però diciamo soprattutto in passato è una bellezza che è ispirata soprattutto ad ottenere un determinato uomo che porta anche a molta competizione tra le donne. Questo ha impedito alle donne di sviluppare il proprio potere, per quello lei punta molto sull'imprenditorialità femminile, perché noi abbiamo un grosso potere e però dobbiamo anche aiutarci tra di noi. Ed è un concetto, insomma, un po' che vi avevo accennato quando avevo partecipato ad un altro evento, cioè quello di presentazione del libro scritto dalla Cancitano. Sono tutti concetti che rientrano, ecco, in questo argomento. E dove appunto una bellezza che richiama la propria identità. E anche qui è la stessa cosa, la ginnastica facciale, appunto, descritta in precedenza da Silvia, non è tanto fatta per vanità, è fatta proprio anche per rientrare in contatto con se stesse, per un benessere interiore. E quindi forse quello che noi dovremmo fare, ed è quello che io cioè, vorrei cercare di trasmettervi, è un percorso interiore da fare di bellezza sincera, di eticità e di riconoscimento di se stessi, per poi arrivare anche alla cosmesi, ai giusti prodotti che sono adatti a se stessi. Marina ha nominato in particolar modo Anna Magnani, che lei ha proprio detto: non mi togliete le unghie, lasciatemi le mie unghie perché ci ho messo una vita a crearmele, a formarmele. E questo rappresenta proprio una forte identità e personalità e quindi che porta oltre appunto la bellezza esteriore. Si è parlato anche dei propri percorsi di vita, dove il dolore permette anche di aprire dei propri sensi e dove anche però i percorsi appunto sbagliati riescono a creare quel percorso di vita che poi è unico. Quindi è importante concentrarsi su se stessi e sbloccare anche determinate regie e sviluppare i propri talenti. Infatti Marina, ecco la frase anche che mi ha colpito, ha detto: fate quello che siete. Che non è facile perché spesso nella vita si deve entrare anche, insomma, bisogna anche arrivare a dei compromessi e quindi non è facile. E un altro concetto, ecco l'ultimo, o più o meno insomma, di cui ha parlato, è l'aspetto della cosmeceutica e del fatto della differenza tra i cosmetici tradizionali e quello bio. Quelli tradizionali, diciamo, facevano parte di un'epoca in cui si voleva tutto e subito, per questo si usavano i siliconi per avere subito una pelle liscissima, anche se poi non era una pelle nutrita. Con l'EcoBio invece, ed è quello che io vi dico sempre, serve più tempo per avere i risultati, serve una costanza, ma serve anche un avvicinamento a noi stessi. Io ho notato che con l'EcoBio ho iniziato anche a guardarmi di più, a capirmi di più, a capire che pelle ho, che cosa la mia pelle ha bisogno, i miei capelli, o perché quel giorno, quella settimana, ad esempio, i miei capelli sono rovinati, o il mio viso esprime delle imperfezioni, forse c'è qualcosa di più che il mio corpo, la mia mente vuole esprimere. Tutto questo non era possibile capirlo con i cosmetici tradizionali che tendono a coprire, a creare una patina e non mostrano chi siamo. Quindi penso che anche questi siano concetti, diciamo, su cui riflettere. Bene, dopo Bio Marina. Sì, cioè Marina Ferrari. Abbiamo avuto anche l'onore di sentir parlare Cinzia, di cui vi ho detto prima. Questa è la sua brochure, che è una personal beauty. Secondo me fa un lavoro bellissimo. Un po' come la personal shopper, lei è una personal beauty. Allora, lei anche lei ha una pagina Facebook. Comunque, qui non so se riuscite a vedere perché è un po' scuro. C'è il suo sito, insomma, la sua email. E sul sito, che poi si chiama Non Solo Makeup by Cinzia.
Allora, Cinzia, che parte da un'esperienza di estetista, ha fatto diversi studi, ha 40 anni di esperienza, qui forse riuscite un po' a leggere se io avvicino, ha lavorato anche per la RAI, quindi sì, è una make-up artist. Però è una make-up artist che punta molto anche sull'uso di fitoterapia e aromaterapia e oli essenziali, infatti ci ha parlato anche un po' del mix che lei predilige e utilizza, tra l'altro molto interessante, io vorrei provare a crearmelo. E in particolar modo lei è attenta anche all'utilizzo di make-up che siano ecco, biocertificati, vegani, cruelty free, perché anche per l'attenzione per gli animali è molto importante. E nel suo lavoro praticamente lei diciamo, aiuta a capire che pelle si ha e quali sono le problematiche, come poterle affrontare e quale trucco meglio utilizzare per un trucco che c'è ma non si vede, che è quello che io preferisco, perché avere i mascheroni in faccia a me non piacciono. Mi è sempre piaciuto un trucco in cui sì, si migliora il proprio viso, sì, si vede meglio, però si è sempre, si rimane se stessi. E quindi lei poi ha fatto questi workshop, fa anche questi incontri, è di Torino, quindi forse delle ragazze di Torino sono più fortunate, possono contattarle, organizzarsi perché fa anche in gruppi. Persone minimo 2, qua c'è scritto massimo 6. Poi vi ripeto, se volete qualche informazione in più o le chiedete a lei oppure mi chiedete. Lei ha detto anche che si sposta, è un evento in cui mi piacerebbe, un workshop al quale mi piacerebbe partecipare, sia perché sono curiosa di sapere cosa un'altra persona mi può dire sulla mia pelle, perché sappiamo che come ci vediamo noi è diverso da come ci vede qualcun altro. Ma poi lei dice anche qui che può aiutare a truccare con i propri trucchi, ed è una cosa che io ho sempre che desidero da tanto tempo, cioè trovare una persona che mi indichi se quello che faccio o non faccio con i trucchi che io ho a disposizione, che ovviamente sono trucchi con ottimo inci, va bene o può essere migliorato. A parte che poi, insomma, curiosando un po' nella sua borsa di lavoro, e lei ci ha detto, lei utilizza tanto Liquiflora, poi ho visto qualcosa anche di neve, sta provando qualcosa di alchimia, però adora Liquiflora. Infatti, tra l'altro, vabbè, vedendo il mio viso, come vi ho detto a lei, ho chiesto consigli del perché, per esempio, sul naso il colore non attacca tantissimo, e lei con due pennellate leggerissime mi ha messo il fondo di Liquiflora, mi ha fatto proprio un effetto leggero, bello, coprente. Io a fine serata non mi sono lucidata, poi è stata anche gentilissima perché mi ha dato un sample di fondotinta per poterlo testare ecco, un po' di più, però devo cercare di metterlo come ha fatto lei in modo molto leggero. Poi quel giorno sono passata anche in bioprofumeria e anche lì mi è stato dato un altro sample sempre del fondotinta di Liquiflora, quindi lo potrò provare un po' di più. Per capire insomma se fa bene al mio viso. Interessante, interessante come lavoro e chissà se prima o poi ecco, si riuscirà ad organizzare insomma, un incontro di questo tipo qui a Padova, perché insomma a me interesserebbe molto. Ovviamente lì ci ha dato ecco, un po' di consigli, lei parla molto anche delle sopracciglia, poi ha aggiunto questa miscela di oli essenziali ad una crema base di biomarina sul corpo, cioè proprio cioè abbiamo potuto respirare questi aromi buonissimi. È stata una giornata molto molto ricca e molto molto interessante. Io ecco, non mi dilungo ancora perché come sempre i miei video vengono lunghissimi e c'è chi piace e c'è chi no. Spero di avervi trasmesso un po' sia le emozioni che ho vissuto io, sia diciamo degli aspetti che secondo me sono molto importanti di cui tener conto e che non riesco molto ovviamente a condividere con voi, soprattutto parlando di cosmetici, anche perché non è facile comunque di condividere questi argomenti perché poi ad alcuni annoiano e ad altri invece interessano, però semmai non hanno il tempo di svilupparli più di tanto. Spero che insomma il video sia stato per voi interessante. Aspetto dei vostri commenti, un feedback qui sotto. Mi piacerebbe con voi dialogare su questi concetti. Ho
o qui sotto o anche privatamente, insomma, per via email, insomma, come preferite. Se volete qualche informazione in più, fatemi sapere o contattate queste persone di cui appunto vi ho detto, vi lascio tutti i link sotto. E quindi ci vediamo ai prossimi video e spero di avervi lasciato un messaggio importante. Ciao!